La Via Lattea 15 Radio Suite. Pellegrinaggio radiofonico. Con Giuseppe Clericetti e Mario Pagliarani. Ed è con grande piacere che questa sera vi proponiamo la Via Lattea 15 Radio Suite. Buonasera Mario. Buonasera Giuseppe e buonasera ai nostri ascoltatori. Che cos'è la Via Lattea? Ma cosa dici Giuseppe, dopo 15, quasi 16 anni di lavoro forse ci possiamo permettere di non spiegarlo più, cosa dici? Sì, ma almeno il sottotitolo, che è Notte e Sogni. Sì, è un sottotitolo rubato a Franz Schubert e più precisamente a un suo Lied, Nacht und Träume. Per la prima volta, è una novità per la Via Lattea, abbiamo provato l'anno scorso a proporre una Via Lattea interamente notturna, una Via Lattea nottambula, e cioè la notte vista attraverso la musica, la notte come ispiratrice di compositori e di poeti di tutti i tempi, ma anche la notte come metafora esistenziale del momento difficile che stiamo vivendo. E mi piace sottolineare, non dimentichiamo che la Via Lattea è un pellegrinaggio laico. Proprio così, la Via Lattea 15, la Via Lattea dell'anno scorso, attraversa la notte per provare a interrogare il presente e cercare di sognare un futuro, se possibile, un po' migliore. Notte e sogni, per l'appunto. E come diceva il grande Edoardo, ada passanuttato. E su questo tema della notte come metafora esistenziale abbiamo raccolto anche le opinioni dei nostri partecipanti. O dei viandanti che sentiremo nel corso della nostra radio suite. La Via Lattea 15 era articolata in tre notti, due brevi, quelle di giovedì e venerdì, e una invece più lunga, quella di sabato. Tre movimenti, per usare una terminologia che so che ti piace molto, no? Proprio così, tre movimenti che coprivano un percorso piuttosto lungo, che andava da Como a Lugano, quindi da lago a lago, e che comprendeva tratti a piedi e tratti in battello, come vedremo nel corso del terzo movimento. E questa nostra radio suite, quella che vi proponiamo questa sera, ripercorre cronologicamente il cammino di questa Via Lattea 15 in formato ridotto, cioè 16 ore di cammino ridotte a poco più di un'ora di trasmissione. Partiamo da Como, partiamo da Villa Olmo, è giovedì 23 agosto, siamo al tramonto, è una bella sera d'estate. La Via Lattea 15 comincia con un preludio, la Nachtmusik numero 1 dalla settima sinfonia di Mahler accoglie il pubblico. Siamo nel giardino all'italiana di Villa Olmo. Villa Olmo, come sappiamo, progettata da Simone Cantoni, architetto della Valle di Muggio, nato a Muggio nel 1739. E qui ascoltiamo due corni disposti a grande distanza fra loro e due percussionisti che suonano l'inizio della Nachtmusik. Come non ricordare, Mario, i campanacci delle mucche che Mahler inserisce in partitura. Questi erano i corni di Davide C.
Chitera e Fernando Cienfuegos Pérez e i campanacci di Davide Poretti e Rina Fukuda in questa Nachtmusik di Mahler, versione loop. Ricordiamo subito, Mario, un importante indirizzo elettronico, perché sul nostro sito, e cioè www.rsi.ch/rete-2/speciali, si possono rivedere tutte le foto dell'edizione 15 della Via Lattea. In realtà non tutte, abbiamo dovuto fare una selezione, però posso anche ricordare che invece sul sito del Teatro del Tempo si può vedere un film, un video della Via Lattea 15 e quindi www.teatrodeltempo.ch. Riprendiamo il cammino ora. Ci troviamo nel cosiddetto chilometro della conoscenza, un percorso pedonale che collega tre ville affacciate sul lago di Como, Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota, attraverso i loro parchi, con piante secolari, serre e limonaie. Scusa, è un percorso che sembra proprio pensato apposta, no? Per ospitare la Via Lattea. Proprio così. E qui vorrei ringraziare i tre attori del chilometro della conoscenza, e cioè il Comune di Como, l'Associazione Villa del Grumello e la Fondazione Ratti. Ecco, la stazione numero uno si svolge proprio nel salone di Villa del Grumello e qui incontriamo l'Ensemble Fratres di Losanna, in cui milita anche il nostro Luca Pianca. Allora, dalla notte di Mahler alla notte di Vivaldi. Il celebre concerto La notte di Vivaldi, ma perché sennò non sarebbe la Via Lattea, in una versione insolita. Invece del flauto traverso incontriamo un sorprendente flauto di Pan. E mi cogli davvero impreparato, Mario, perché io ho un problema con il flauto di Pan mostruoso.
E quindi è stato un po' un colpo basso. E comunque questo è veramente uno straordinario musicista. È Hans-Peter Ogier, è un grande virtuoso di flauto di Pan, con l'ensemble Fratres, Nicolas Penel, Maxime Alliot, violini, Laurent Galliano, viola, Mathieu Rouquier, violoncello e Luca Pianca, liuto. Sì, penso anch'io che stiamo attraversando tempi bui e in questo momento è difficile vedere un po' la fine del tunnel, perché non è ben chiaro quali forze potrebbero mettersi in moto, risvegliarsi per contrastare il buio. Però credo che ci sono abbastanza persone motivate che non condividono questo modo di affrontare i problemi del mondo, no? Il modo dominante in cui si affrontano i problemi del mondo, cercando i capri espiatori, costruendo muri, eccetera. Per cui spero, mi auguro, ma penso che sarà inevitabile che, soprattutto probabilmente da parte di generazioni giovani, così ci sia un risveglio e quindi che si riesca a ritrovare l'alba prima o poi. Usciamo da Villa del Grumello, affacciata sul lago di Como. Nel frattempo si è alzato il vento e all'orizzonte si vede lampeggiare. Siamo costretti a modificare il percorso, non possiamo addentrarci nel parco per motivi di sicurezza, ma rimaniamo sul piazzale antistante Villa del Grumello per ascoltare Giuliano Scabbia. Mario, ci racconti chi è Giuliano Scabbia? Ma Giuliano Scabbia è un grande maestro della letteratura e del teatro italiani, 84enne ma in gran forma. È stato amico e collaboratore di Luigi Nono, di Franco Basaglia, di Andrea Zanzotto e è stato tra i pionieri del nuovo teatro italiano. È romanziere e qui vorrei ricordare soprattutto un titolo, Nane Oca, romanzo straordinario pubblicato da Einaudi e purtroppo esaurito, ma ne approfitto per ricordare che è appena uscito da Einaudi il quarto e ultimo atto della saga di Nane Oca, che si intitola Il lato oscuro di Nane Oca. E se non sbaglio Giuliano Scabbia è anche poeta. Eh sì, ed è proprio in questa veste che l'abbiamo invitato alla Via Lattea 15. L'abbiamo invitato per leggere Opera della Notte, un poema tripartito la cui lettura ha scandito i tre movimenti della Via Lattea, una parte per ogni movimento, e così Scabbia in un certo senso è diventato il nostro Virgilio. O vento, come in una brace adesso il vento aiuta i piedi luminosi a illuminare e ogni incandescenza cerca rinforzare, vuoi di long veicel, vuoi di manto stellare. Penso a quei capitani di nave, nelle vele appoggiati, al vento che va sulle acque e al nostro domandare. Ehi, notte, dove vai? Dove porti noi e le galline, i bruchi, le poiane, i grilli e tutto ciò che sai? O bestie della notte, chi siete? E voi, piante? E voi, stelle, e tu, notte, tu chi sei? Vento, cosa sai? E per fortuna non piove. Il giorno dopo scopriremo che ha piovuto a pochi chilometri di distanza e possiamo dire che ancora una volta la Via Lattea è stata graziata. E così da Villa del Grumello procediamo seguendo il chilometro della conoscenza e raggiungiamo Villa Sucota, dove ci aspetta Franz Schubert.
questo era il notturno di Franz Schubert, impressionante pagina di Schubert, con Elena Winkelmann, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, pianoforte. Diciamo che sicuramente l'unica nostra speranza è l'arte, è la bellezza, è il fatto di riscoprire la vera essenza dell'essere umano che stiamo decisamente perdendo, completamente di vista. Forse questa Via Lattea aiuta ad accendere delle piccole scie luminose che possono trasportarci in una dimensione dove tutto questo forse è un po' meno terribile, forse. E verso mezzanotte, sulle note del notturno di Schubert, si conclude il primo movimento della Via Lattea 15. Il giorno dopo la Via Lattea riparte da Chiasso. Se il primo movimento aveva un carattere, per così dire, romantico, lago di Como, ville, parchi, il secondo movimento è il contrario, è tutto metropolitano e si svolge tra Chiasso e Balerna. Chiasso, venerdì 24 agosto 2018, sul calar della sera, ancora una volta una bella serata d'estate e ancora la Nachtmusik numero 1 di Mahler che accoglie i viandanti. Quindi in un certo senso questo era il leitmotiv o quasi la sigla, no, della Via Lattea 15. Sì, questa volta i due corni e i due percussionisti con i campanacci sono appostati sui due lati del cinema teatro e qui abbiamo voluto tentare un esperimento fra esterno e interno. E in che senso, Mario? Abbiamo provato a creare un collegamento fra la Nachtmusik 1 di Mahler, cioè il frammento iniziale suonato in loop, come dicevi tu prima, dai corni e dai campanacci fuori dal teatro, un collegamento con la Nachtmusik 1 suonata invece all'interno del teatro, ma nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Alfredo Casella, questa volta eseguita per intero.
La stazione 4 al Cinema Teatro rendeva anche omaggio ai 100 anni di Debussy, morto nel 1918, uno dei più grandi geni, dico bene Mario, della storia della musica? Dici benissimo Giuseppe, e la Via Lattea 15, per restare fedele al tema della notte, propone qui i Trois Nocturnes per orchestra e coro, un capolavoro del giovane Debussy. Li propone in una versione rara, anche perché il coro e l'orchestra non potevamo permetterceli. E quindi i Trois Nocturnes nella trascrizione per due pianoforti di Maurice Ravel. Ravel, mago dell'orchestrazione, che in questo caso si dimostra anche un mago della riduzione, perché riesce a riportare sui tasti dei due pianoforti i suoni, i timbri dell'orchestra e del coro di Debussy. I Trois Nocturnes, quindi, en blanc et noir. Sirène dai Trois Nocturnes di Claude Debussy con i pianisti Andrea Corazziari e Antoine Didry de Marle, ovvero il duo Metamorfose, ormai ben noto ai viandanti della Via Lattea. Sicuramente è un momento molto cupo, molto con delle, diciamo, con dei lontani fantasmi che riappaiono dal passato, no? Quindi chiaramente è un momento molto difficile. Ma io credo che da questo grande buio che vediamo nascere e crescere attorno a noi possa nascere una grande risveglio nelle persone. Io sento una grande energia proprio perché non siamo disposti ad accettare certe situazioni che stanno diventando sempre più difficili. Quindi vedo gente che prima forse era un po' più quieta, oggi diventa più impegnata nel voler cambiare la dimensione della vita di tutti i giorni, per cui io sono abbastanza confidente che, malgrado i grandi disastri a cui assistiamo, ci sia la possibilità di ognuno nel suo di fare dell'agopuntura al nostro tempo. Nel frattempo è calata la notte e dal Cinema Teatro di Chiasso si parte in direzione della chiesa di Pontegana in territorio di Balerna. Hai in mente, Giuseppe, quella chiesina che si vede poco prima di Chiasso, arrivando da Lugano, che sta appollaiata sopra un piccolo promontorio ed è circondata dall'autostrada, dalla ferrovia e dai centri commerciali. Una chiesa in fondo un po' dimenticata che la Via Lattea 15 ha voluto riscoprire. Certo, la si nota benissimo, è la chiesa della Madonna Addolorata. Questa è la stazione 5. Qui ritroviamo il flauto di Pan di Hans-Peter Ogier accanto al liuto di Luca Pianca per un programma notturno con pagine di Dowland, Schubert e Michel Ambert. Chiesina di Pontegana piena come un uovo quella notte, e ci scusiamo se la registrazione è un po' rumorosa.
questo era un frammento da In Darkness Let Me Dwell di John Dowland. Io dico Dowland, magari qualcuno all'ascolto preferisce Dowland. Abbiamo ascoltato Hans-Peter Ogia, flauto di Pan, e Luca Pianca, liuto. E dalla chiesa di Pontegana i viandanti si dirigono adesso verso il Penz, cioè verso il Bosco di Chiasso, passando accanto allo stadio di calcio. Per certi versi siamo in una epoca di chiusura, certo che siamo in un'epoca di chiusura. Non la vedo come notte, ma come una chiusura, e questo facciamo un po' fatica con quella. Nostra generazione che è nata in un'epoca che era molto più aperta, dunque tutto si è chiuso e facciamo fatica anche a credere un po', ma credo che siete voi che lo subite, voi giovani, no? Che vivete questo momento più chiuso e bisogna credere nell'apertura. La stazione 6 si trova in un luogo particolare, al confine fra la città e il bosco, un luogo dove gli alberi dialogano con i binari di smistamento della ferrovia. Qui al Penz incontriamo di nuovo Giuliano Scabia per la seconda parte del suo poema Opera della notte. Ora entrerò, foresta, in te ombrosa. Verde barca sarò leggerina, fra tronco e tronco remando, e il tempo un poco oltre passando, il domani attraverso la notte entrar. Proverò. Ed ecco che, come la rara stella, una fata, il cui nome so, appare fra le eriche scure. Sono le 23, mese di febbraio 1999. La luna è falcata lungo il monte. Vengono nubi da occidente e recano l'insonnia e un po' di ansia. Che le fate non esistano è una fola. Loro sono là, lo so. Aspettano l'ombra e la neve, il suo lieve agguato alla notte. Non so perché, forse perché abbiamo appena sentito parlare di fate, mi viene in mente Biancaneve e Sette Nani, il primo film di Walt Disney, credo che fosse del 66, quando lei corre nel bosco e si sente minacciata e vede occhi malvagi, e si sente in pericolo effettivamente ed è notte, e poi a un certo punto non mi ricordo se cade o sviene o dorme, insomma finché diventa giorno, e con la luce lei vede che erano degli animaletti ed erano dei tronchi vuoti d'albero e che quindi in realtà non c'era questa grande minaccia, quindi io dico di aspettare il giorno che si calmino le cose e poi di vedere che cosa succede. È una cosa forse di non rimanere soli e quando c'è il buio di chiedere aiuto. Costeggiando il Penz si ritorna verso il centro abitato di Chiasso, via Soldini, e da lì in pochi passi si arriva in via Rampa, una via poco frequentata dove si trovano uffici doganali, magazzini e depositi merci. È quasi mezzanotte, breve sosta per un meritato ristoro. Ed è in uno di questi magazzini dismessi delle FFS che si svolge l'ultima stazione del secondo movimento. Un luogo molto suggestivo, un grande spazio vuoto
con travature a vista interamente in legno. E qui abbiamo tentato un'esperienza nuova, almeno per la Via Lattea. E devo dire, Mario, che questa è una delle caratteristiche che mi piacciono maggiormente della Via Lattea, quella di creare condizioni d'ascolto diverse da quelle del concerto tradizionale, in un certo senso fare esplodere o implodere, no? Certe ritualità. Ti ringrazio, Giuseppe. Qui abbiamo tentato un esperimento che abbiamo battezzato ascolto orizzontale. E cioè? E cioè, invece di disporre sedie sul pavimento del magazzino, abbiamo disposto 100 materassini messi a disposizione, ci tengo a dirlo, dalla Protezione Civile del Mentrisiotto, che ringraziamo. Secondo me si è creata la situazione ideale per ascoltare una composizione di George Crumb, compositore americano vivente che tra l'altro quest'anno compie 90 anni. La composizione si intitola Dream Sequence, è una musica ipnotica, come sentiremo, sospesa nel tempo per violino, violoncello, pianoforte e percussione. L'organico di questa composizione prevede però anche 4 bicchieri suonati da 2 percussionisti. Offstage nel senso che sono collocati dietro a uno schermo e illuminati in modo tale da proiettare le loro silhouette ingigantite su questo schermo, come grandi ombre cinesi. E i 4 bicchieri producono un accordo che, diciamo, diventa un po' un tappeto sonoro lungo tutto il pezzo, dall'inizio alla fine. E in questo luogo così particolare e con questa disposizione dei materassini, l'ascolto orizzontale di cui abbiamo detto, la musica di Crumb si mescola con il suono degli ultimi treni che passano lì accanto. Sembrava davvero di essere in un sogno. Dream Sequence del compositore americano George Crumb con Elena Winkelmann, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, pianoforte, Simone Beneventi, percussioni e bicchieri suonati da Rina Fukuda e Davide Poretti. Se penso al buio a livello planetario, dai grandi, dall'imperatore Massimo, che oggi si chiama Trump, ma potrebbe chiamarsi anche qualcosa d'altro, e i disastri che può causare o che ha già causato, ma anche i piccoli trampini locali che si impegnano molto anche loro a fare disastri, passando dai trampini o trampetti europei che non vogliono accogliere chi scappa dalla guerra, dalla povertà, e che ogni giorno urlano come pazzi
contro questi che per loro sono il vero pericolo, mentre il pericolo sono loro che urlano. Ecco, questo mi fa paura e mi fa vedere molto buio. E mi sono ricordato di questo contenitore che mi ricorda alcune visite nei campi di sterminio in Polonia, il magazzino, la struttura e i materazzini. Sembravamo tanti piccoli rifugiati comodamente accovacciati sui materazzini. Mi ha ricordato però che ci sono altri che in questo momento sono nel deserto turco, tra la Turchia e la Siria, e guardano le stelle se sono fortunati. Impressionante, Mario. Chiudendo gli occhi mi sembrava di essere, diciamo, 50 anni or sono in Val di Muggio. Molto, molto bello. Questi erano i corni della Nachtmusik 1 di Mahler, che ci annunciano che siamo passati al terzo movimento, cioè siamo arrivati alla terza notte, quella più lunga, quella integrale. E questa volta l'appuntamento è intorno alle 23 al parco di Villa Argentina a Mendrisio. I musicisti impegnati con la Nachtmusik numero 1 sono completamente invisibili, sono nascosti fra le piante e nascosti nella notte. Sembra che sia il parco stesso a suonare. Poi, sotto il mastodontico cedro libanese del parco di Villa Argentina, un pianoforte si mette a suonare intorno a mezzanotte. Il terzo movimento comincia con un omaggio al grande Thelonious Monk e alla sua Round Midnight, giocando sul titolo e quindi sull'orario d'inizio del concerto, cioè poco prima di mezzanotte. Round Midnight, per l'appunto, proposta prima in una registrazione di Thelonious Monk e poi in una rivisitazione di George Crumb, il compositore americano con cui si era chiuso il secondo movimento. Si tratta di una composizione per pianoforte che, forse per depistare l'ascoltatore, ha un titolo in tedesco, anche un po' mozartiano, Eine kleine Mitternachtmusik. Thank you.
questo era un momento da Eine kleine Mitternacht Musik di George Crumb, nell'interpretazione di Andrea Coraziari. Un momento emozionante, quasi miracoloso. Nel momento in cui nel pezzo di Crumb compare il tema di Round Midnight, proprio in quel momento si sono sentiti risuonare in lontananza i rintocchi di mezzanotte dei campanili di Mendrisio e dintorni, come forse si è sentito in questa registrazione. È chiaro, era una cosa pensata, ma non ci saremmo mai aspettati con una tale precisione. Allora, il tema della notte, è interessante il paragone con appunto questo momento che viviamo. Per quanto mi riguarda, per me è un momento molto luminoso, quindi è una notte pacifica e tranquilla e ha un'alba all'orizzonte molto, molto chiara, anche se diciamo forse per il momento storico in cui viviamo non è proprio il momento più luminoso di tutti. Tuttavia penso che a questo punto la missione di tutti sia di portare la luce in questo momento di buio più possibile e di non scoraggiarsi anche se non si è proprio al massimo della forma. E dal parco di Villa Argentina ci si avvia verso il centro di Mendrisio, passando accanto a un luogo di cui si parla molto in questo periodo, cioè alla Filanda, per raggiungere poi il Museo d'Arte passando nei vicoli del nucleo. E questa è un'altra bella caratteristica della Via Lattea, cioè creare ponti tra la musica e altre arti, altre discipline. Nel caso della Via Lattea 15, il tema della notte ci ha portati per la prima volta a creare un collegamento fra musica e scultura, e questo in collaborazione con il Museo d'Arte di Mendrisio e in particolare con il suo direttore Simone Soldini, che ci ha dato la possibilità di esporre lungo il cammino della Via Lattea 15 una scultura di Giovanni Genucchi, uno dei protagonisti dell'arte ticinese del Novecento. Una scultura, secondo me, molto bella, intitolata La Notte, in cui Genucchi raffigura la notte come una donna dalle forme morbide e arrotondate scolpita in una pietra scura. E certo, più di così diciamo che alla radio non si può fare, ma per chi fosse curioso di vedere la scultura di Genucchi, rimandiamo ancora una volta al sito di Rete 2, dove si possono consultare le fotografie: www.rsi.ch/rete-2/speciali. E lì si vede sorgere la statua dal buio come un'apparizione. Eh sì, e dopo l'apparizione della notte di Genucchi, ancora pochi passi e siamo al Museo d'Arte di Mendrisio, stazione numero 9. Varcato il portone, ci ritroviamo in Spagna. Mendrisio diventa Madrid. Nel chiostro dei Serviti, illuminato da luci azzurre e da candele, incontriamo Luigi Boccherini.
questa era la musica notturna delle strade di Madrid, il brano forse più celebre di Luigi Boccherini, suonata dall'ensemble Fratres di Losanna, Nicolas Penel e Maxime Alliot violini, Laurent Galliano viola, Mathieu e Mélina Rouquier violoncelli. Un'interpretazione secondo me particolarmente convincente. E allora direi che vale la pena di proporre un altro momento della stazione numero 9 per ascoltare il bis. Questo sì, il pezzo più celebre di Luigi Boccherini. Hai ragione, dimenticavo il minuetto. E cioè sì, il celeberrimo minuetto suonato finalmente come si deve. Sarà anche buia, però offre un sacco di spunti per riflettere. A me la notte piace proprio per quello, perché comunque mi serve per poter guardare avanti, per poter confrontarmi con tutto quello che ci sta intorno senza vederlo, ma comunque vuol dire che si guarda dentro piuttosto che fuori. E serve proprio per guardare dentro e per guardare avanti. Usciamo dal museo di Mendrisio e proseguiamo in direzione di Capolago, passando per le cantine di Mendrisio. Sembra davvero di essere sul cammino di Santiago de Compostela. E al limitare del bosco, in un punto panoramico affacciato sull'autostrada, ritroviamo il poeta Giuliano Scabia per la terza e ultima parte del suo poema Opera della notte. O bellissimi camion della notte re, come da questo monte guardarvi è mistero. Rapidi o lenti, potenti, vi amo, o guerrieri. Piripapà. Sto sulla neve, dentro la foresta di abeti e cempri, e sento che anche voi, o camion, siete parti del nostro pensare e del voler la mente sempre mai andare. O novecento che finendo vai, secolo a me sembri dei camion e delle fole e fallimenti, tentativi di ordinamenti speranzosi e disastrosi, ma anche degli aeroplani è secolo il Novecento, del sorvolare e del sempre in agguato bombardare. Vado io però in questa notte solo e disarmato, a piedi, cercando chi veglia, camminando. Le automobili sfrecciano sull'autostrada e accompagnano la lettura di Giuliano Scabia con le loro scie luminose. Sono quasi le 2 del mattino, è il momento di entrare nel bosco e di affrontare la parte più impegnativa del cammino. No.
Ci vogliono circa tre quarti d'ora per arrivare a Capolago, dall'alto, passando sotto l'autostrada e poi scendere a Riva San Vitale e raggiungere le scuole medie. E non è la prima volta che la Via Lattea passa dalle scuole medie di Riva San Vitale. Ricordo bene, Mario. Ricordi benissimo. Questo per due motivi. Uno, perché si tratta di un edificio significativo per l'architettura moderna ticinese, progettato da Giancarlo Durisch. Il secondo motivo è legato al grande atrio interno, che ha una buona acustica e permette soluzioni spaziali diverse nella disposizione dei musicisti e del pubblico. E qui nell'atrio delle scuole medie di Riva San Vitale ci aspetta il coro Goccia di Voci. Confesso che a questo punto del cammino, stazione 11, più o meno le 3 del mattino, confesso che ho avuto un momento di defiance. Ma sei stato l'unico o anche altri? Pellegrini? Diciamo che i momenti di defiance sono arrivati in momenti alterni, però più o meno mi sembra che poi tutti ci siamo ripresi. Nel mio caso particolare devo dire che l'energia del coro Goccia di Voci e del suo direttore, nonché voce solista Oscar Boldre, mi ha davvero ricaricato. Potenza della musica e della voce. Usciamo dalle scuole medie di Riva San Vitale e in pochi passi raggiungiamo l'imbarcadero di Capolago, dove ci aspetta, tutto illuminato, un'altra apparizione, il battello che ci porterà a Lugano. Sono più o meno le 3:30 del mattino. È una notte tersa, spazzata dal vento, e la luna ci accompagna nel cielo. Sul battello ci rifocilliamo con caffè caldo e brioche. Probabilmente è vero che adesso, al giorno d'oggi, il mondo è un po' come una notte buia che fa anche un po' paura, perché succedono tante cose spaventose e brutte, non si sa bene come reagire, però lentamente iniziano ad apparire tipo delle lucciole, delle piccole lucine che annunciano che sta arrivando la luce del giorno, e quindi secondo me prima o poi arriveremo a tornare a un mondo, diciamo, migliore rispetto a quello che è adesso, che può lasciare molte persone senza parole e senza speranze. Se, come abbiamo detto all'inizio, la notte è per la Via Lattea 15 in un certo senso una metafora della nostra difficile condizione attuale, beh, allora il battello diventa una metafora dei barconi di migranti, diventati ormai un triste emblema del nostro tempo. E il lago di Lugano diventa così il mare Mediterraneo. E per dare corpo a queste metafore, la Via Lattea 15 ha invitato il coro Goccia di Voci a cantare proprio sul battello barcone un programma di canti extraeuropei comprendente vari canti africani. Beh, quindi una situazione d'ascolto veramente particolare, Mario. Sì, cerco di descriverla. Le voci del coro in piedi a prua del battello, il battello a sua volta ancorato sotto il ponte diga di Melide, che diventa una volta gigantesca per riverberare le vibrazioni delle voci, e sopra le auto che sfrecciano, il tutto illuminato dalla luna. Oh,
Basta ascoltare il TG, è tutto scuro, non c'è quasi più niente di chiaro. Tutta questa chiusura, diffidenza, paura, rifiuto di apertura, a me fa mancare molta, sono disperata a volte, la speranza a volte veramente cala. Quindi ritrovarsi a condividere un momento così e pensare a questa gente che si muove sulle barche, io ci penso tantissimo. E ho tanti amici che fanno tanto per queste persone, dai film a semplicemente aiutare. Lei per esempio lavora molto con Como, con Don Giusto, e ci passano davanti tante di quelle storie e uno si dice, ma com'è possibile? Anche noi eravamo un popolo in partenza sempre, non siamo mai stati un popolo fermo, no? Sempre stati nomadi per forza, perché da noi non si mangiava. E come fa presto la gente a dimenticare, no? La storia è veramente memoria corta. La voce di una viandante preceduta da un canto tradizionale del Sudafrica, Nomalana, con il coro Goccia di Voci, diretto da Oscar Boldre, che ha curato anche l'arrangiamento. E il battello barcone della Via Latea solca le acque del Ceresio e verso le 4:30 approda a Lugano. I viandanti si incamminano per una Lugano ancora immersa nel sonno, attraversano Piazza Riforma e arrivano a Palazzo Riva, stazione numero 13. Un'altra caratteristica della Via Latea, non da poco, è quella di farci scoprire il nostro territorio. Luoghi che magari sono a pochi passi da casa nostra, ma che non abbiamo mai visitato o considerato con la dovuta attenzione. In questo caso Palazzo Riva, edificio settecentesco che si affaccia su Piazza Cioccaro. E ne approfitto per ringraziare la famiglia Vicky Brenni, che non solo ci ha accolti a Palazzo Riva, ma ha anche accettato di aprirci le sue porte alle 5, dico 5, del mattino. E aperto il portone di Palazzo Riva ci ritroviamo in un bellissimo atrio coperto, bello anche acusticamente, e dominato da uno scalone su cui sono disposti i musicisti. Una cornice davvero suggestiva per ospitare uno di quei dialoghi tra presente e passato che sono diventati una tradizione sulla Via Latea. Questa volta, seguendo il tema della notte, è la volta di Gesualdo da Venosa e Salvatore Sciarrino, 400 anni di distanza. Eh sì, di Sciarrino ascoltiamo una composizione per violoncello solo che si intitola, e non è un caso, Ai limiti della notte, mentre di Gesualdo da Venosa ascoltiamo Tenebre facte sunt, una composizione vocale tratta dai Responsori delle Tenebre di Gesualdo, che qui viene proposta in una versione strumentale preparata appositamente per la Via Lattea 15. Invece delle 6 voci previste da Gesualdo, abbiamo un quintetto d'archi. In questo caso le tenebre sono quelle calate sul mondo nel momento della crocifissione di Gesù. Thank you.
Il violoncello di Francesco Dillon, preceduto dagli archi dell'ensemble Fratres, in questo dialogo notturno fra Sciarrino e Gesualdo. Posso dire che nella notte ci sono le stelle, quindi c'è il buio, anche se il buio è tanto, è grande, fa paura, è immenso, però appunto mi sembra bello poter vedere anche le stelle, e alla Via Lattea si vedono. Adesso il cammino comincia a salire. Usciti da Palazzo Riva, i viandanti si dirigono verso la stazione di Lugano, passando accanto alla cattedrale. Il nuovo tunnel di accesso alla stazione della funicolare risplende nella notte illuminato. Qui ritroviamo il coro Gocce di Voci per un altro esperimento sonoro. Le voci disposte lungo le pareti del tunnel, sfruttando anche l'acustica particolarmente risonante di questo spazio, creano un tunnel sonoro, un tunnel vocale, direi un tunnel nel tunnel che avvolge i viandanti al loro passaggio. Siamo davvero ai limiti della notte, per riprendere il titolo di Sciarrino. Sono quasi le 6 del mattino e salendo a sinistra della stazione ci dirigiamo verso il Parco del Tassino. È una specie di balcone, di palco, no? Affacciato sul lago di Lugano. Al centro del prato ci aspetta un grande tam-tam, cioè un grande gong orientale, veramente enorme. E per questo strumento il compositore americano James Tinney ha immaginato una composizione tanto semplice quanto impressionante. Un lungo crescendo che quasi impercettibilmente porta dal pianissimo al fortissimo, seguito da un lungo decrescendo che altrettanto impercettibilmente riporta al pianissimo. Un processo lento e minimale, con un carattere quasi rituale, che sfrutta la potenza del tam-tam, una potenza davvero impressionante. Una musica, secondo me, ideale per accompagnare la luce del sole nascente. E per svegliare la città, direi. È proprio così. Pensa che per ottenere dal comune di Lugano il permesso di eseguire il pezzo di Tinney all'alba, abbiamo dovuto distribuire nelle case, in tutte le case intorno al Tassino, un volantino per avvisare gli abitanti di non spaventarsi. Having Never Written a Note for Percussion di James Tinney con Simone Beneventi al tam tam. Evidentemente qui abbiamo, come dire, compresso questa composizione, che dura più di 20 minuti. L'abbiamo compressa in un minuto per esigenze un po' di radio, come la nostra Radio Suite, Mario. È proprio così. Ma la Via Lattea 15 non finisce così. La nostra traversata della notte si conclude con un'altra novità, con un'altra sorpresa, un momento di yoga per rilassare il corpo e la mente dopo la notte insonne. Un momento che è stato realizzato in collaborazione con la scuola Yoga Roof di Lugano, che ringrazio molto. E così, guidati dalla maestra Ursula Lotti, alle prime luci dell'alba sparpagliati sul tappeto verde del Tassino, abbiamo eseguito tutti insieme il Surya Namaskara, cioè il famoso saluto al sole. Ai ai ai, un finale New Age, Mario, questo non me l'aspettavo. Sì, vabbè, è vero. È stato un, però devo dire, un finale molto bello, un momento corale
di grande intensità, in cui si è sentita veramente una fusione fra il corpo, la mente e la natura. Oserei dire un momento spirituale. Immagino eravate molto stanchi dopo una notte di cammino. Allora, attraversare la notte è stata una passeggiata. Non ero sicura di farcela perché non è evidente. Comunque, vabbè, passato il primo momento, c'è stato un momento di cosa una volta, basta. Poi si va e anzi adesso potrei tornare indietro, rifarla, ma non credo che sia il caso. Comunque bellissimo, diverso dall'anno scorso, molto diverso, però con cose bellissime anche qua. Abbiamo camminato molto di più naturalmente, ma va bene. La saggezza dei nostri viandanti. E per finire, dulcis in fundo, una bella colazione tutti insieme servita sotto la Torre del Tassino. Stanchi, ma felici di essere riusciti nella nostra impresa, nel nostro viaggio notturno da Como a Lugano. Missione compiuta. Abbiamo appena raccontato la Via Lattea 15 ed è già tempo di guardare avanti alla prossima edizione. La numero 16 è quasi alle porte, Mario. È quasi alle porte e sarà dedicata a due fiumi. Il primo è il fiume Breggia, che seguiremo dalla sorgente ai piedi del Generoso sul Monte Orimento fino alla foce che è nel lago di Como, e quindi un cammino transfrontaliero tra Italia e Svizzera. Il secondo fiume, con un gioco di parole, è Johann Sebastian Bach, che in tedesco significa ruscello. La Via Lattea 16 proporrà l'esecuzione integrale dell'arte della fuga, di Kunst der Fuge, con vari ensemble e solisti di calibro internazionale. Un'arte della fuga itinerante in chiave contemporanea, in puro stile Via Lattea. Che vuol dire anche apertura ad altri linguaggi. Ospiti d'onore saranno lo scrittore Alberto Nessi, che il Breggia, o la Breggia, come dice lui, la conosce bene, e Raimund Rodewald, presidente della Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio, nonché docente di estetica del paesaggio al Politecnico di Zurigo, innamorato cronico della Valle di Muggio. Quando tutto ciò? Tutto ciò, quindi la Via Lattea 16, si svolgerà negli ultimi due fine settimana di settembre. Il programma si articola in 5 movimenti e le date precise sono 21, 22, 27, 28 e 29 settembre. Il tutto, attenzione, preceduto da un preludio che si terrà tra pochi giorni, più precisamente il 15 giugno al Museo d'Arte di Mendrisio. Per l'occasione abbiamo chiesto al geografo Paolo Crivelli di raccontare il fiume Breggia, proprio così, in forma narrativa. E poi abbiamo chiesto a un musicologo della Valle di Muggio, di cui non vogliamo rivelare il nome, di raccontarci Die Kunst der Fuge, l'arte della fuga. E tra i due racconti vi sarà la prima esecuzione della Pantaleon Suite di un compositore della Val di Muggio, scritta appositamente per la Via Lattea 16 e per uno strumento molto raro. Che cos'è il Pantaleon? È uno strumento veramente molto raro. Si tratta di un particolare clavicordo anfibio, per così dire, che ha la possibilità di trasformarsi in hackbrett, cioè in un salterio, ed è uno strumento praticamente unico, ricostruito da Ambrosius Pfaff di Locarno sulla base di un originale del secondo Settecento che si trova a Zofingen ma che non è funzionante. Quindi musica nuova per uno strumento antico. Zukunftsmusik, direbbe Franz Liszt. Questo è il preludio della Via Lattea, sabato 15 giugno, Museo d'Arte di Mendrisio alle 19. Noi siamo arrivati alla fine della Via Lattea 15 Radio Suite, del nostro
pellegrinaggio radiofonico e quindi è il momento dei saluti, Mario, e dei ringraziamenti. Grazie a Davide Perucconi che ha curato le registrazioni dei concerti. Grazie a Emanuele Magni che ha realizzato i paesaggi sonori. Grazie a Sara Groisman che ha realizzato le interviste. Grazie a Teo Zanetta e Beniamino De Ritis, colleghi della RSI, per la registrazione e il montaggio della Radio Suite. E poi naturalmente grazie al Teatro del Tempo e grazie a tutti i viandanti della Via Latte. Ricordiamo che la Via Lattea 15 Radio Suite è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. A questo punto direi di ricordare due siti. Comincio io con quello della RSI. www.rsi.ch/rete-2/speciali. E io aggiungo allora il sito del Teatro del Tempo, dove potrete trovare maggiori dettagli sul programma della Via Lattea 16, www.teatrodeltempo.ch. E allora, grazie anche ai nostri ascoltatori e arrivederci alla Via Lattea 16. Avete ascoltato la Via Lattea 15 Radio Suite.